Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del TG Bro Stars. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se noi, lasciate l'hashtag TG Bro Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, passare al nostro Discord, passare alla nostra pagina di Twitch e andiamo avanti con questa nuova puntata e con le novità di oggi. Frank ringrazia tutti perché siamo riusciti ad arrivare finalmente al milione di montepremi. Se hai acquistato uno dei pacchetti delle finali mondiali nel negozio riceverai anche il pin del cuore consegnato ai tuoi account a un certo punto durante la prossima settimana. Questo probabilmente accadrà in batch, quindi non allarmatevi, quindi giustamente dobbiamo aspettare per avere la nostra emoji. Infatti c'è sempre un ringraziamento anche dal Brawl Stars eSports che dice: ce l'abbiamo fatta, grazie a te abbiamo raggiunto il montepremi di $1 milione e come promesso chiunque abbia ricevuto almeno una delle offerte delle finali mondiali riceverà anche questo adorabile pin. La consegna dovrebbe avvenire la prossima settimana, prima delle finali mondiali. Hashtag Brawl Championship, ragazzi, se avete acquistato anche voi una delle offerte, hashtag Brawl Championship. Non potevano mancare i giveaway anche in questo video. Sono riuscito a trovare questo di Arl che fa giustamente un giveaway di 3 Brawl Pass. In realtà non 3 Brawl Pass, ma ricordiamo sono sempre 3 PayPal, 3 PaySafe Card, 3 Google Play. Quindi sempre da $10 che vi danno la possibilità di comprare i pass, ragazzi. Per poterli vincere o partecipare al giveaway dovete seguire iPlayer, ArlBS, retweetare, taggare due amici e giustamente sarà disponibile in 12 giorni, è stato pubblicato il 10 novembre quindi avete ancora diversi giorni per poter partecipare, l'ho retweetato sul nostro Twitter ufficiale ifebbug. Yannicky chiede a Frank: le skin natalizie 2018 arriveranno quest'anno? Congratulazioni, adoro questo gioco. Quest'anno è uno dei migliori per Brawl Stars, continua a fare questo lavoro meraviglioso. Frank dice: sì, lo faranno un'ultima volta, ragazzi. Quindi questo un'ultima volta potrebbe significare che le skin del 2018 non saranno più disponibili dopo quest'anno e probabilmente le rivedremo nuove e diverse e rifatte magari nel prossimo Natale. Altro giveaway trovato nell'internet fatto da Ark Rider, che praticamente insieme a Panda, a Beard Queen, a Physics ha fatto questo giveaway di 2 Brawl Pass che ricordiamo non regalano il Brawl Pass ma come è scritto nell'immagine regalano 2 per $10 probabilmente di Google Play oppure di iOS come volete. Follow dovete seguire appunto Ark Rider, Panda, Beard Queen e Physics, lasciare un mi piace, retweetare e taggare 3 amici. Sarà appunto estratto in 7 giorni, ragazzi. Giustamente è stato fatto 12 ore fa, avete ancora 6 giorni pieni. Andiamo avanti con le notizie, ragazzi. Manu Mora chiede a Frank: ci sono piani per rielaborare Power Play? Frank dice: sì, ne ho parlato un po' in passato, non posso parlare dei dettagli al momento, ma vorremmo che Power Play, o come verrà chiamato in futuro, quindi già quel tra parentesi o come sarà chiamato in futuro vuol dire che probabilmente cambieranno nome alla modalità competitiva che tutti conosciamo, fosse il posto dove deve andare per i giocatori che vogliono competere, non le normali partite di Trophy Road. Quindi giustamente vogliono cercare di incentrare appunto Power Play in una situazione che sia solo per le competitive, quindi come se fosse proprio una modalità competitiva totalmente diversa e magari con delle regole più specifiche. Sarebbe molto interessante da vedere questa novità. Gaming Dragon chiede a Frank: cosa sarebbe successo se non si fosse raggiunto il milione di dollari? Giustamente parliamo del montepremi che sarà dato appunto tra i vincitori e i partecipanti di questa finale mondiale, che era di base $500.000 e acquistando le offerte che abbiamo visto in questi giorni avremmo potuto partecipare ad arrivare a $1 milione. Frank dice: il montepremi sarebbe stato inferiore e non avremmo distribuito la spilla, quindi grazie al fatto che ci siamo arrivati e grazie al vostro supporto e anche al nostro, giustamente adesso potremo ottenere almeno la nostra pinza speciale. Questa è una bellissima concept, idea per una skin per Bea. Falconier Bea, quindi Bea Falconiera, giustamente vestita appunto tutta da Ranger Falconiere con il bellissimo disegnino dell'uccellino sulla testa e con il falco a mezz'aria che si sta andando ad appoggiare sul suo guanto da falconiere. Veramente molto bella, anche perché anche le animazioni degli attacchi ci starebbero benissimo. Immagina lui che indica e gli dice vai falco e il falco va ad attaccare, oppure giustamente potenziato che diventa infuocato, oppure che fa l'attacco quello che rallenta quindi lancia più falchi giustamente. Veramente carino, ci piacerebbe vederla in gioco questa. Giustamente non possiamo mancare anche degli auguri, nessuno lo sa ma oggi è il compleanno di Frankie, ragazzi. Frankie BS, che è un collega italiano, ricordiamolo sempre, di Brawl Stars. Quindi auguri Frankie. E giustamente anche Frank ti ha fatto gli auguri.
Questa effettivamente ci sta bene come humor, ragazzi, perché se andate a guardare effettivamente la nuova abilità di Ambra, quella lì che ricarica il suo attacco infuocato, quindi il suo lanciafiamme, è identica a quella della Maxine. Quindi qua giustamente dice è così originale, come per prendere in giro che sono uguali. Zenzero fa una constatazione molto interessante a cui Dani dice che è una coincidenza, però pure a me pare strano. Dan, spiegami un accordo: tutte le skin di livello 1 nel pass a pagamento hanno la stessa tavolozza di colori, che è blu, giallo e bianco. Infatti, se vedete le immagini, sono tutte con la stessa tavolozza di colori. È una pura coincidenza o c'è qualcosa dietro? Effettivamente è strano il fatto che dicono che è una coincidenza, io ci credo effettivamente poco. Voi che ne pensate? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Ide Gaming penso lo conosciate tutti, è uno dei grandi e infatti gli è arrivato il biglietto d'oro da Supercell inviato per la qualificazione alle finali mondiali, perché lui parteciperà, come sappiamo, alle finali mondiali. E hanno fatto questa cosa carinissima col Golden Ticket in stile fabbrica di cioccolato, però ho fatto i Brawl Stars World Final 2020 con addirittura l'immagine delle nuove pins dei mondiali, veramente carina. Questa è una cosa molto particolare, effettivamente Dani ha riscontrato che potrebbe essere un bug. Ieri all'alba sono andato a giocare a un minigioco con un mucchio di persone, oggi ho aperto il gioco per registrare le partite e intercettare i replay ogni volta. Non è la prima volta che ho questo problema con i replay, lui non fa nulla anche nelle partite normali, che delle volte effettivamente i replay non funzionano e quindi non si possono andare a rivedere le mitiche partite e i mitici minigiochi fatti con gli amici. Giustamente dice Mordot, è un bug nel gioco o è dovuto alla mappa creata? Dani dice, bella domanda, probabilmente è stato creato un bug relativo alla mappa, ma non so se sia intenzionale o meno, lo mando alla squadra, quindi adesso questo è un bug che dovremo risolvere. Mamor mi condivide questa bellissima rappresentazione della nostra stupenda Piper, fatta giustamente da Nika, la Choco Piper, che sarebbe appunto la nuova che abbiamo visto, molto carina. Giustamente l'ha fatta in stile molto più truccata e molto anche più chic. Ci piace effettivamente, ma non rappresenta tantissimo la skin nuova. Caio chiede a Dani una cosa, andiamo a leggere insieme. Dani, ho bisogno che tu mi risponda. Per favore, quando i Brawl Stars World saranno finiti, farai un altro bilanciamento? Perché ci sono molti brawler che hanno bisogno di migliorie sul traguardo. Interessante questa cosa. Dani dice sì, il bilanciamento non smetterà mai di accadere. Quindi ragazzi, probabilmente un bilanciamento un pochino più approfondito in confronto a quello che c'è stato durante l'aggiornamento, che era soltanto per effettivamente nerfare Ambra, ci sarà dopo le finali mondiali. Lil Nicky non poteva mancare e ci fa l'Angry Sally Nani. Giustamente la Sally Nani arrabbiata. Guardate che caruccia e che pucciosa. Giustamente poi nel suo stile, lo stile di Lane Friends che è già pucci, viene tutto proprio preciso. Andiamo a leggere altre notizie. Dropci dice, dato che il tasso di abbandono sarà influenzato una volta trovato un brawler cromatico della prossima stagione, se uno lo sblocca dal Brawl Pass si ridurrà anche il tasso di abbandono. Loro parlano di tasso di abbandono, sarebbe la percentuale che si va a perdere dalle casse, la percentuale appunto di trovare il brawler si abbasserà in questo caso se viene sbloccato dal pass. Dani dice no, solo se li prendi dalle scatole. Quindi ragazzi, se siete free to play e lo dovete trovare dalle casse dopo che avete raggiunto la soglia 30, vi abbasserà la percentuale di appunto drop delle casse. Se invece lo prendete tranquillamente con il Brawl Pass raggiunta la soglia 30, invece non vi abbasserà la percentuale. E forse da un punto di vista è meglio, perché se esce qualche altro brawler secondario che non è cromatico, poi vi dovete giustamente tenere una percentuale più bassa per trovarlo. Miki mi fa notare una cosa veramente assurda. I Febbug, il tempo è giunto, con la bandiera italiana. E c'è un messaggio da Bill Russell, che lo conosciamo tutti come grandissimo attore e anche grandissimo doppiatore. Ciao Bro Stars Peepers, dice, al posto della sua live solita Running Wild the Bull, c'è un nuovo video, The Wonderful World of Bull, quindi il fantastico mondo di Bull. E le battute di Bull saranno in italiano, ragazzi, quindi farà una doppiata delle frasi di Bull in italiano. E saranno in onda sabato mattina, quindi già le potremo trovare oggi, però dice alle 10 CST, sarebbe da fare conversione, vedere che ore sono in GMT. Ragazzi, me lo scrivete qua sotto nei commenti anche per aiutare gli altri compagni che stanno seguendo questo video, così magari poi ce lo guardiamo. E siamo arrivati alla fine di questa puntata del TG Brawl Stars, ragazzi, spero vi sia piaciuto. Arriviamo a 2000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag TG Brawl Stars qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino, passate al nostro Discord e passate alla nostra pagina di Twitch, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video.